Ciao a tutti! Il libro di oggi si intitola Zeb e la scorta di baci. È un libro che affronta la tematica del distacco del genitore dal bambino. Questo, per esempio, può avvenire durante l'inserimento dei bambini molto piccoli a scuola. E questa lettura può aiutarli a fargli capire che la condivisione di una paura può essere confortante e incoraggiante per affrontare al meglio qualsiasi avventura. E allora, iniziamo! Zeb e la scorta di baci di Michael Gay, Baba Libri. Quest'anno Zeb va al campo estivo al mare. Sembra che lì si facciano un sacco di cose. Prima di partire, Zeb prova il suo equipaggiamento. La mamma cuce il suo nome su tutti i suoi vestiti perché non si confondano con quelli delle altre piccole zebre. Vedendo il suo nome sul pigiama, Zeb capisce che dovrà dormire al campo estivo, senza che il suo papà e la sua mamma possano dargli i baci della buonanotte e del buongiorno. Di colpo, non ha più voglia di partire. Non ti preoccupare, gli dice il papà. Con la mamma ti stiamo preparando una scorta di baci da portare con te. Papà e mamma si danno un bacio mettendo un foglietto tra le loro bocche. Così si hanno due baci in un colpo solo. Da una parte un bacio della mamma e dall'altra un bacio del papà. I baci della mamma si riconoscono dal rossetto. Mamma e papà piegano poi i foglietti. Una volta, due volte, tre volte. Sembrano delle caramelle nella loro bella scatola di latta. Arriva il giorno della partenza. Zeb è pronto. Ecco la tua scorta di baci. Ci sono baci sufficienti per addormentarti e svegliarti tutti i giorni, dice il papà. E anche un po' di più, dice la mamma. Mamma e papà accompagnano Zeb alla stazione. Lì Zeb incontra le altre piccole zebre che partono anche loro per il campo estivo. Le zebre sono molto eccitate perché passeranno la notte in treno. Nessuno fa attenzione a Zeb. Ci sono solo i suoi genitori che lo guardano. Zeb fa finta di niente per sembrare più grande. Quando il treno parte, Zeb non riesce a non salutare mamma e papà. Le zebre grandi salutano le zebre piccole. Arrivederci! Buon viaggio! In treno le maestre distribuiscono le coperte vicine da famiglia. Consolano tutti coloro non avevano capito che mamma e papà non sarebbero partiti con loro. Dopo un po', Zeb ha molta voglia di un bacio. Aspetta che le luci vengano spente per aprire la sua scatola e se qualcuno lo vedrà, gli dirà che è una medicina. Sotto la coperta Zeb appoggia forte forte contro la guancia il foglietto per sentire i baci. Che bello! Zeb è giudizioso, prende solo un bacio e poi cerca di chiudere gli occhi per addormentarsi. C'è però una piccola zebra che impedisce a tutte le altre di dormire. Vuole assolutamente la sua mamma e il suo papà. Nessuno riesce a calmarla, neanche la maestra più brava. Anche Zeb si sente piccolo e anche lui è un po' triste. Gli scende una lacrima. Questa volta gli servono almeno due baci. Li appoggia forte forte contro le orecchie per non sentire più la zebra piccola che piange a dirotto. Zeb si vergogna un po'. Saprebbe come consolare la piccola. Vuoi un bacio caramella? Chiede Zeb. Subito la piccola zebra smette di piangere. Che cos'è? Domanda. È come una decalcomania, risponde Zeb. Ma invece dei disegni ci sono dei baci. Apri questo foglietto e mettilo contro la guancia. Da una parte c'è il bacio di papà e dall'altra, dove è rosso, quello della mamma. La conversazione interessa altre zebre. Va meglio ora? Chiede Zeb alla piccola. La
La piccola zebra scuote la testa e singhiozza ancora un pochino. «Ne vuoi ancora uno?» propone Zeb. «Ne vorrei uno anch'io!» dice un'altra zebra. «Anche io uno!» Tutte le zebre, anche le più grandi, vorrebbero un bacio caramella. Zeb distribuisce tutta la sua scorta di baci. Gliene resta solo uno. Tutte le zebre alla fine si addormentano. Il giorno dopo, Zeb viene svegliato dalle altre piccole zebre. «Guarda, guarda, si vede il mare!» Tutte le piccole zebre vogliono fare colazione con Zeb. «Siamo arrivati, siamo arrivati!» Zeb non ha più bisogno della scatola e la regala alla piccola zebra. Non c'è più tempo di pensare ai baci. Zeb e i suoi nuovi amici hanno un sacco di cose da raccontarsi. Fine. Una storia che ci aiuta ad inventare dei piccoli rituali scacciapaura da utilizzare nel momento del bisogno. Io, ispirandomi alla lettura, ho realizzato la scatola di Zeb con all'interno tanti baci caramella da poter distribuire agli amichetti, per esempio il primo giorno di scuola. Vediamo come fare. Per realizzare la scatola di Zeb ci occorrerà una scatola, tempera bianca e nera, pennelli, fogliettini di carta, caramelle, bustine di cellophane, spillatrice e pennarelli. Iniziamo! Per prima cosa verniciamo di bianco tutta la scatola. Una volta asciutta, realizziamo delle strisce nere a simulare il manto zebrato. Lasciamo asciugare nuovamente e ci dedichiamo ai sacchetti da inserire. Prendiamo i foglietti e li pieghiamo a metà. Su una parte ci disegniamo una zebra e dall'altra la sagoma di una bocca a simulare un bacio. Mettiamo ora due caramelle nella bustina. E spigliamo. Ne prepariamo degli altri e i nostri baci caramella sono pronti per essere distribuiti ai nostri nuovi amici. Spero che il video vi sia piaciuto. Auguro a tutti un buon inizio di anno scolastico. Alla prossima! Ciao!